3.000 visitatori e 100 artisti a Fano per una galleria a cielo aperto. Si è conclusa con un buon successo la prima edizione di Fortunarte, la manifestazione che si è svolta al Pincio il 18 e 19 settembre scorsi. Pittori, scultori, ceramisti, ma anche ritrattisti e creatori di oggetti artistici. Sono stati 70 gli iscritti e 30 ad invito che hanno portato le loro opere e un fitto calendario di incontri e conferenze. 13 artisti poi hanno partecipato al concorso di pittura estemporanea, offrendo ai visitatori un colpo d'occhio insolito nel centro città. Un evento che ha saputo lasciare un'impronta molto positiva nella città, realizzata da questa nuova associazione che è Fortunarte, che ha coniugato il nuovo progetto Fano en plein air, quindi di darci la possibilità di avere una città che respira a cielo aperto e quindi di avere tante attività all'aperto, con la presenza degli artisti in un luogo veramente fantastico. Un evento che ha saputo coniugare esposizione all'aria aperta con momenti di cultura generale, con la presentazione dei grandi artisti della nostra città che hanno lasciato il segno sia a livello nazionale che internazionale. Un evento che ovviamente ha incuriosito molto il pubblico che ha passeggiato in quei giorni nella città, perché si è ritrovato a tu per tu e a dialogare con questi artisti che di solito non è facile trovare nella città. Il concorso a premi per l'estemporanea ha visto aggiudicarsi il primo premio di 500 euro a Daniel Santini, il secondo premio di 300 euro è andato a Deborah Coli ed il terzo di 200 euro a Roberto Sironi. Il montepremi è stato messo in palio dal Rotary Club, selezione di Fano, che provvederà ad allestire, con le opere di tutti i partecipanti, un'asta di beneficenza per finanziare una delle sue iniziative benefiche. Infine, il premio della critica Tom Storer, che dà il diritto ad una mostra personale, è andata all'artista fanese Giovanni Piccini. Un evento che sicuramente proseguirà anche nei prossimi anni, perché crediamo che la città abbia proprio questo carattere artistico, questo carattere plurale, dove poter far emergere la cultura e l'arte delle persone che vivono nella città è una delle cose importanti per noi.